benvenuti per Android.it. Oggi vi presento un simpatico widget per un aspetto dell'esperienza d'uso che magari molti di noi tendono a trascurare, vale a dire quando si va a bloccare lo schermo. Quando è uscito Android 4, l'effetto della televisione che si spegne verso il centro dello schermo è stato qualcosa di molto apprezzato, però esistono anche delle alternative. Per esempio, questa applicazione ci permette di chiudere lo schermo facendolo diventare nero, come per esempio questo effetto tendina, oppure dal centro verso l'esterno, oppure con questa sorta di effetto bolle dal basso verso l'alto, o ancora con dei PUA che fanno diventare piano piano tutto lo schermo nero. Andiamo a vedere come funziona. Allora, vi viene richiesto di far diventare l'applicazione uno degli amministratori del dispositivo. Questa impostazione la trovate in menu, poi andate in impostazioni, sicurezza, poi andate alla voce amministratore di dispositivo e vedete che qui su Desire non ce l'ho. Comunque trovereste la voce della nostra app che stiamo vedendo. È sviluppata da, adesso vi mostro, se non ricordo male, Kix, si chiama così. L'avevo anche recensita in modo scritto. Comunque, adesso andiamo a provarla. Allora, guardate, io clicco il widget e lo schermo mi si blocca. Se non scegliete l'app come amministratore di dispositivo, può darsi che lo schermo si blocchi ma parte la retroilluminazione. Per cambiare la modalità dovete fare così: essere velocissimi a cliccare sul widget due volte, poi il tasto menu, che può essere software oppure fisico, dipende dalla versione del vostro sistema operativo, e a questo punto scegliamo tra altri 5 effetti. Questa volta scegliamo che parte dal centro e vediamo accanto, vedete, il numero cambia a seconda dell'effetto, da un minimo di 3 a un massimo di 21, quante piccole linee, striscette, far partire in questo caso dal centro verso l'esterno. Possiamo attivare la vibrazione oppure attivare la modalità casuale, se non vogliamo sceglierne una in particolare, vogliamo sempre qualcosa di diverso. Blocco forzato, andiamo a vedere l'anteprima, vedete? E così mi si blocca lo schermo. Vi mostro anche questo, vedete che il numero cambia, in questo caso il numero massimo è 20, so invece che se andiamo qui il numero sale e mi arriva fino a, vediamo, vi mostro la differenza tra 80 con le righe orizzontali, vedete, tante piccole, quindi una sensibilità di pixel maggiore, invece in questo caso quasi un blocco unico che fa diventare tutto nero. Vediamo anche questo, o ancora questo. Bello, mi piace tantissimo, tenendo presente che è gratuito ed è veramente fantastico, e possiamo anche andare a personalizzare il tipo di stile e il colore. Andiamo a farlo diventare in questo modo, così abbiamo anche il resto della dimensione 1x1 sfondo chiaro. Poi lo vogliamo rosso e lo vogliamo di dimensione, facciamo grande, large, perché il mio schermo da 7 pollici voglio che sia large. Adesso torno indietro, ecco che in alto ho il mio widget modificato, vado a cambiare con un altro widget, perché prima avevo forzato la modalità
Landscape, e adesso clicco e mi si blocca subito così. Vi do da rivederci alla prossima recensione scritta sul blog o video.